Amministratore unico della Turris, Antonio Piede Palumbo, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti, tanti auguri. Auguri di buon anno, auguri di buon anno. Leggermente un po' di audio in studio per favore, perché sentiamo basso, io lo chiamo sempre direttore, il direttore sì. Piede Palumbo, anche affettuosamente. Allora direttore, si parlava di Luca Giannone, sono venuti fuori i nomi di Tascone, di Franco, accostati all'Avellino, uno per volta. Iniziamo a parlare di Luca Giannone, che mi sembra di capire che è un'istituzione lì a Torre del Greco. Ha presunto anche rinnovato. Anche rinnovato. Sì, 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 Luca Giannone... lui ha un contratto fino al giugno 2024, quindi ha rinnovato per altri 2 anni, e quindi è un giocatore strettamente legato alla Turris, legato a noi, perché con Luca, oltre ad essere un vero leader in campo, è anche un giocatore importante per lo spogliatoio, per la nostra società, quindi abbiamo sposato un progetto. L'anno scorso lui ha sposato un progetto con noi e quest'anno l'ha portato avanti, quindi è un giocatore, un punto fermo per la Turris. Della Turris. Insomma, ci sta smentendo una possibile partenza di Giannone verso Avellino? Sarà un pochettino difficile. Beh, chiarissimo, okay. Chiarissimo. Abbastanza chiaro, direi. Però no, facciamo... Perché poi sì. È un giocatore che ha continuità, quindi... ogni anno fa intorno alle 28-30 partite, 35 partite, quindi poi ha sposato pure il progetto tecnico che con Mister Caneo si gioca molto in attacco, in avanti, quindi risalta pure le qualità dei giocatori sul reparto offensivo, tanto è vero che già quest'anno in 20 partite ha fatto già 10 gol, quindi l'anno scorso ne ha fatti 10 in 33, quindi quest'anno c'ha una media superiore rispetto all'anno scorso, quindi è un giocatore che è fondamentale per noi. Ecco, quindi escludiamo Luca Giannone dalla rosa dei probabili acquisti dell'Avellino. È uno, direttore. È fuori uno. Fuori uno. Poi andiamo, abbiamo letto anche interessi, insomma, alcuni centrocampisti come Tascone, come Franco. Non so, ci dica lei se c'è qualche intreccio di mercato con l'Avellino. No, mi dispiace deludervi anche sugli altri due, però purtroppo sono giocatori che noi puntiamo molto, sia su Tascone che ha un contratto fino all'anno prossimo, con un'opzione di rinnovo, quindi è un giocatore che è migliorato tantissimo quest'anno, da quando è arrivato Caneo, e, oltre alle sue qualità, alle sue capacità, un giocatore di forza, sta anche diventando un punto a livello tecnico-tattico, è migliorato tantissimo, quindi ci sono buone prospettive per lui. Il ragazzo si trova bene da noi, quindi penso che anche per Tascone, per Simone, sia un pochettino difficile andare via quest'anno. Insomma, brutte... Non ci ha smentito Franco. Non però, ce l'ha smentito, vero. No, Franco probabilmente siamo già al rinnovo, ecco. In settimana oppure tra un paio di giorni. Già abbiamo parlato con il ragazzo, con il procuratore, quindi siamo a momenti di rinnovare anche Franco. Quindi si trovano bene i ragazzi perché, ripeto, hanno sposato questo progetto con Mister Caneo e che ci sta dando molti buoni frutti. Anche i ragazzi vengono valorizzati, i giocatori, con questo suo modo di giocare, quindi sarà un pochettino difficile pure per Daniele Franco. Fila serrata in casa Turris. Allora. Però direttore, avete fatto un'operazione in entrata, che è quella di Zampa, che si è svincolato dal Potenza, se non erro, è arrivato la Turris. Ci può dire se c'è qualche altro movimento in entrata, adesso esulando? Allora, per il momento di sicuro, proprio oggi pomeriggio ha firmato pure Zampa verso l'una. Un ex Rieti, Monopoli, che è arrivato dal Potenza quest'anno, quindi è un giocatore che nel nostro scacchiere sarà molto utile per quest'altra metà di campionato. Stiamo vedendo ancora qualche altra cosa sugli esterni, a sinistra, come braccetto di sinistra e centrocampista a sinistra, il quarto a sinistra. Però più o meno per il momento sono solo voci, diciamo, stiamo vedendo delle cose ma non niente di sicuro in effetti. Okay. Bene, bene direttore, grazie mille, complimenti ovviamente per il campionato della Turris, in bocca al lupo per il proseguo.
Grazie a voi, gentilissimi, buon anno a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie mille. Antonio Piedepalumba, amministratore unico della Turris, sempre molto molto disponibile e cordiale.